gli infermieri, c'è il tempo di caricare il cane in ambulanza e ripartiamo subito, no? E lei, signora, di che cosa si lagna? Dovevo forse farla io la respirazione bocca a bocca al cane? Sì! Sempre a ciapparsi la con l'azienda qua! E lei, signora, se aveva visto il gatto andare in acqua, doveva fare subito un fischio lungo, per appunto segnali... No, un fischio lungo di uomo in mare. Capitano, quanti fischi c'è per dare gatto mare? Intanto gatto mare di mattina. Capitano, ho detto gatto mare! Cura! E ti ci giungia questo pigno di sigari, stai sento un momento che non si capisce niente. Ma che lingua parli tu? Io e ti, la baruffa tra un ciosotto e un giapponese. E il muto che dice al sordo che il secolo va a spiare. Capitano, vedrà che adesso capiremo tutto, perché metteremo tutto per iscritto. E oggi proprio vedrà come va a finire sta storia, quando che sarà tutto verbalizzato. E voglio proprio vedere anch'io come faremo questo verbale. Allora, capitano, se mi affronti, adesso, e lo scrive, e mica detti tutto di certo. In che senso? Allora, e lo scrive, e mica detti tutto di certo. Oh. Insomma, tutto si è svolto nell'arco di tempo che sta tra le 10 meno 10, le 10 e le 10 e 10. Ero appena andato giù in cabina a un signore che aveva il cane a dire che aveva a mettere la musoruola perché aveva appena montato una signora con un gatto onde evitare che sbaruffesse. Ma Gigi, guarda che se non parli un po' più piano, io non capisco niente. Non si mette anche lei, capitano. Insomma, vado giù in cabina che dico, signore, lei qua il cane ha da mettere la musoruola. E lui mi fa, che musoruola è musoruola? La musoruola non la va, non la va. Che fago la multa! E da un lato il cane, il cane si è precipitato addosso alla gabbietta del gatto, e il gatto le saltò fuori e le andò a attaccarsi in testa di un turista giapponese che portava il tupè, e il tupè le svolò per aria, il cane ha mangiato il tupè a volo e si è strossato, ma che c'era il cane che si è dimenea che pareva in diavolo, e il parò ha cominciato a sigare, amore strossato, c'è l'ambulanza, amore strossato! È andata così, capitano, meno suare. Hanno scritto tutto? Neanche una parola, Cicci. Neanche una parola. Neanche se ti ripeto tutto un po' più piano. Ma neanche se ti metti sottotitoli. Lo so, capitano, ho ancora questa leggerissima inflessione che ho già. Non è che fai un bel corso di lingua? Lascia perdere, capitano, che non altri ciosotti se facciamo capire in tutto il mondo. Caro dipendente. Dipendente? Collega, amico. Chissà quante volte durante il tuo lavoro ti sarai trovato ad affrontare situazioni simili o anche peggiori. Ogni anno ACTV offre un servizio a milioni di persone. Una marea umana invade la città e chi subisce tutto questo? Noi dipendenti dell'azienda. Ai turisti piace viaggiare a bordo con lo zaino in spalla. Non saranno mica zaini quelli! Oh mio Dio, togliatemi le zaine, togliatemi! Farsi fotografare comodamente seduti sulle bitte dei pontini. Stazionare in stato di semi-incoscienza davanti al barcarizzo, estasiati dalle bellezze della città. Si sposti, ma cortesia, non vede tre in mezzo! Ma lo capisce? Abbracciarsi a prua, come in Titanic, coprendo la visuale al capitano. Questi, caro dipendente, sono i turisti. Ma possiamo forse non parlare dei veri protagonisti? Di loro? Gli indigeni? Gente pronta ad arrabbiarsi e a lamentarsi alla più piccola occasione. Agli indigeni piace entrare sempre dalla parte dell'uscita. Cimentarsi in prove atletiche come il salto della catena. Aspetta un attimo! Aspetta! Bravo, bravo! Beh, tu che aspetta, che perda il Matteo, mio! Scambiare il vaporetto per una ditta di traslochi. Aspetta! No, mi dispiace, non porta a lire. Ma perché? No, con carrelli e oggetti voluminosi non ti porta a lire a bordo. Ma proprio, ma non mi interessa, non porto. Ma guarda sto qua. Oh, ma ti costava tanto
aspettarmi. Pretendere di sostare sul ponte. Dai forza, dai che andiamo, lasciamo il passaggio. Guarda che mi butta il carretto, ciao. Signora, gli ho detto che deve spostarsi con quel carrello. Ascolta, amore, ma se puoi sapere che fastidio che ti dà il mio carretto. E poi guarda, adesso smonto. Ma sì, la quinta fermata che a me dice che la smonte e non la smonte mai. Ti vedrà che la prossima smonto. Io ho tanta pazienza, Si è davvero rotto qualcosa a Porto Marghera, Vedere il bicchiere mezzo vuoto. Non ti messa la mente intera, no? Guarda, è se modo. Per vederlo subito dopo, mezzo pieno. Parti che siamo pieni, parti, parti! Aspetta, aspetta! E se non sono sufficienti le difficoltà nel settore navigazione, addentriamoci nella terraferma. Pensate che lì sia tutta una passeggiata? All'autista dell'autobus capita di avere qualcuno a fianco che parla a voce alta al telefonino. Sì, lo so, Dennis. Sei un problema grosso sto IMO. Già, adesso col biglietto elettronico, noi altri e il filtrino. Come ci facciamo? Basta che ti calmi però, Oh, beh, scusa. Beh, parlo quanto che voglio, ma metti da fastidio. Gestire uno spogliarello improvvisato. Autista, ma non vede che indecenza? Ma non si può fare qualcosa, non è possibile! Doversi destreggiare nel traffico all'ora di punta. Assistere impotente al quotidiano trionfo dell'arroganza. Qui, Aspetta, aspetta un attimo, scusa. Ma come scusa cosa? Ma dai che stiamo? Ma non che stiamo? Ma dai che stiamo? E ciappa quello dopo. Ma no, dai, chi che stiamo? Ma ciappa quello dopo. Ma no, che non posso per... Oh, guarda di fa. Parti che siamo pieni, parti! No, è fatto! Questi sono i disagi con cui ogni giorno tu, povero dipendente, hai a che fare, senza dimenticarci delle biglietterie. Oh, aprite un altro sportello, non vedete che perdiamo l'autobus? Bravo, Stomo, bravo! Scusa. Ah, io qua! Sapevo mica che te ribeccavo! Era quello che mi ha rotto il pacco! Adesso ti ho spacco un'altra volta! No! E senza tralasciare i verificatori. Buongiorno, signori, sviamo tutto il viaggio, per cortesia. Grazie. Buongiorno, signori, sviamo tutto il viaggio, per cortesia. Per non parlare poi dei pontonieri. Linea 41, facciamo attenzione al passo, signori. Prego, grazie. Scusa, giovane. È il vari alto questo. È il mio domanda tutti i giorni, no! Mica domando tutti i giorni! Sì, signor Pino, tutti i giorni! Ma io e lei ci conosciamo? Ma se è la prima volta che vengo qua? Sì, buondì! Comunque io volevo dirle che ho 85 anni e ho un reddito basso. E ora? No, dico, ci sono agevolazioni tarifarie per salire in vaporetto. Scusa, ma ho scritto ufficio informazioni qua. C'è che maniere che d'opera. Ma scusa, ma ora è ferma rialto questo sì o no? Ancora no! Inevitabilmente, anche il più piccolo episodio porta alla rissa. Forza. Ma parti, non ti vedi che siamo pieni? Dove ti vuoi che andiamo? It is going in the airport. Ma ci ho detto ti, Airport? Yes, monte, airport. Mancava solo che facesse salire sto qua, non costava un po' di zaino. No, perché no, il mio carretto intriga, no. Ma io col zaino qua invece postarlo. Ma non ti vedi che mi... Signora, gli avevo detto con quel carrello che deve scendere in cabina, che è vuoto! Excuse me, deve togliere lo zaino! What? Lo zaino! Do you speak English? Yes! E allora deve togliere lo zaino! Ma se vuole parla in inglese così! Signora, non si mette anche lei che qua è una pentola a pressione che sta per esplodere, dai! Ma continua a venire che è stata una ricca, mi sa! Deve togliere lo zaino! Sì, perché di me, perché se ti lo dici lentamente capisce, non capisce niente, sto passa! Aia! Guarda che se ti viene indosso un'altra volta, tiro fuori bombola del gas e ti adago sopra la testa, ti capito? Una bombola di gas! Certo, dentro del careolo. Par quello stavo fuori, perché a perde. Una bombola del gas, signora, ma lei è completamente fuori di testa, Adesso io le faccio l'apporto! Sì? Amore, mi lo aspetto altro.
che sei da 30 anni che non ho un rapporto. Signora, e allora andiamo avanti. Tanto qui noi dobbiamo garantire la sicurezza dei passeggeri. Ah, oh, aspetta, che si salta fuori a quest'altro destro. La figlio d'Esia Gazzetta, sì? E me parla di sicurezza, mi. Beh, mi non mi sposto da qua, finché non si sposta sto giovine. Ah, raga, qua è macchina fotografica, adesso uso amore. Adesso che passo le foto mi. Sì, sì, raga. Grivi, cheese. Uno, due, tre. Ciappa! Vediamo e validiamo l'IMO. Ecco, bene. Forza! Anche lei, anche lei. Ma cosa, mi sono abbonato? Non c'entra, dal primo aprile tutti devono validare l'IMOV, anche gli abbonati, per cui adesso ti ho vai ciao Reggio, calma sta intanto, prima di tutto, secondo l'IMOV, vado se voglio e parti a ser... Ciao, ti hai visto che c'era un vecchio che voleva montare? Sei mio, cosa ti costava tirarlo su? Non posso, ero in movimento, ho applicato il regolamento. Il regolamento dice di assapertare i vecchi, bravo, bravo, bella educazione. Ciao, perda, perché mi insegna io l'educazione. Ciao, Coco, Coco, via del rispetto, sa, che qua se non ti sa, siamo noi altri che ti paghiamo il stipendio a te. Sì, perché io che lavoro fa? Mi. Lavoro in comune. Ah, in buone massimo. Allora, visto che lavoro in comune, se non lo sa, siamo qua noi altri che paghiamo il stipendio a io, va bene? Vado, lo vedo. Cosa seria? Leggere. Scorzè. È ora della scorzè, no? Domando, no? Che par maniere da rispondere. Già che ferma davanti al cassonetto. Ora che non so mica ancora la buttania, Ah, sapete, signora, che sei un ignorante sto qua. Mi ho accorto, sì. Signora, ascolta, montemo o no? Un attimo, che pazienza, guarda il passeggino qua. Ecco, evita di serarlo immediatamente. Ma cosa vuoi serare? Perché mi intraccia il passaggio, ora, e se metta a metà, E a me convai anche all'imob. Maria, cosa è sta novità, Che non si può dire altro che regolamento, regolamento. Intanto, lascia per te i vecchi, visto? Tu di disgraziato. Come fai a essere già qua? Per forza, perché mi sega in castello impermeabile sul parafanghi a st'altra fermata. E me la so fatta tutta di corsa. Per fortuna che stamattina mi ho messo le scarpe da ginnastica, Hai ferma di alto questo, vero? Insomma, ce l'ha questo biglietto, sì o no? No, come? Nein. Il biglietto ce l'ha sì o no? Ja, ja. Allora, ja o nein? Ja, ja. Allora se ce l'ha me lo mostri? Nein. Allora se non ce l'ha? No, devo fare la multa, Ja, ja. Guardi che faccio la multa, Nein. Come nein? Dai, forza. No, nein. Forza, nome. Documento, passport. Nein. Nome, suo nome. Franz. 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 Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Pare di averlo già sentito questo nome. Nato a? Nato. Nein. Nato. Nato. Bayern Munchen. Bayern Munchen. Indirizzo, suo indirizzo. Via indirizzo. Bundesliga. Via Bundesliga, numero. Pronto, Simano. Oh, mezzo mio, sì, fra poco smonto, sia. Oh, fra quanto arrivi? A che fermata? Sa stare. 5 minuti. Sì, 5 minuti e smonto, sì. E allora, caro signor Franz Beckenbauer, adesso come la mettiamo? Come la mettiamo? Dai, ce l'abbiamo questo biglietto, sì o no? Un biglietto, perché siamo a teatro? Forza, dai, dica il suo nome. Il mio nome è Nessuno. C'è qualcuno che conosce questo signore? Io lo conosco, è mio genero. E fatti affari tui! Forza, ma lei sa che io potrei farla arrestare? Sì, perché parlo in tedesco. No, perché lei ha cercato di truffarmi. Ah, io ho cercato di truffarmi e tu euro non sei la truffa. Però attenzione, c'è un ladro a bordo, eccolo qua. Io? No, 150 biglietti, non sei un furto. Ah, nemico, dai. Ma dove va, Maria santa! Frena, c'era! Ascolta, non ti può andare un pianti più piano, ciao! Oh, Cotiago! È vietato parlare al conducente! Ah sì, allora ti ha sentito adesso però, E io parlo lo stesso e dico che il conducente è un gran moltone! Brava, ti ha ragione, un moltone pieno di problemi! Maria santa, guarda che frena! Scusi, ma
pure giovane, scusa, ma non sei colpa mia, cioè sei colpa di quello che guida. Ciao Alonso, avevo la vista al Gran Premio stamattina. Signore, era poco da agnarsi, segui, avessi sarà il passeggin come ti avevo detto mio. Voglia santa, ancora avanti con sto passeggin ti va. Ascolta bambin, spero che non ti gabbia amorosa, perché era da essere una santa quea, popò de pesante che ti sei. Sa cosa che ti dico? Mio il passeggino te ne ho aperto quanto che voglio, va ben? E ti sa cosa che faccio? Ah, la cosa che faccio adesso, eh? Anche mi sento, va ben? Ecco, ciappa il passeggino! Ah, va ben? Ti anche la CTV! Ma voi la guerra? Ma voi avete messo con me? Una sera il passeggino? No! Benissimo, che ho sero me! Maria Santa, senti che frenata! Ma tu via qua testa! Sì, no, 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 no. Che pazzesco, non ho mai visto una roba del genere! Ma non c'è già quei donne con i vecchi, c'ha idea con me, che ti dà un pugno sulla testa, che ti faccio dove da 40 centimetri e ti fa guidare io car dopo! Sì, benissimo, a questo punto mi siete tutti testimoni che sono impossibilitato a continuare serenamente il mio turno di lavoro. Noi ci salutiamo qui, arrivederci e buon proseguimento! Ciao, ciao, ciao! È stressante, vero? Difficile. Gestire queste situazioni richiede grande autocontrollo, responsabilità, capacità decisionale. Del resto, come comportarsi in certe situazioni nelle quali sembra che qualsiasi tua scelta risulti sbagliata? Capitano, torno in 32, andiamo! Aspetta! Aspetta che arrivo! Aspetta! Aspetta un momento! Mi dispiace, aspetta, ma dobbiamo rispettare gli orari! Adesso mi tocca restare qua un'ora! Lo so, ma se no dopo accumuliamo ritardo! Fate poco, Sembra quasi che ti si chieda di essere un supereroe. Non ti preoccupare, caro dipendente, perché da oggi per te c'è... Capitan Azienda! Ciao, sono Capitan Azienda! Conosco le tue difficoltà e sono qui proprio per aiutarti! Voglio proprio vedere! Io so guidare l'autobus anche senza mani, ma non lo faccio per la sicurezza dei passeggeri! Lancio la corda meglio di un cowboy! E parlo correntemente 14 lingue! Oh, capitano Azienda! Vai in vento! Lo so, a volte persino tra colleghi ci denigriamo a vicenda. E anche i clienti qualche volta sono davvero insopportabili. Ma è il nostro mestiere. Noi offriamo un servizio e dobbiamo cercare di farlo al meglio. Anche con il tuo contributo. Andiamo! Buongiorno signori, buon lunedì mattina, vediamo e validiamo l'IMOB per cortesia, grazie, grazie signori, scusi anche lei signore per cortesia, Ma amico, l'abbonamento? Ottimo, però le chiedo comunque di validare il suo IMOB. Non ti ho capito, sono abbonato. È una regola precisa, capisco che possa essere un po' fastidiosa, ma ci permette di controllare il servizio e di renderlo migliore. Ah sì? Certamente, e grazie anche alla sua collaborazione evitiamo di far viaggiare a sbaffo i soliti furbi. Ah vabbè, ok. Grazie, lei è molto gentile. Ha visto che bella giornata? Vabbè, sai ad andare in spiaggia. A chi lo dice? E invece al lavoro! È appena lunedì mattina! Che fa di bello questo weekend? Vado a Pellestrina! Ma no, non mi dica! Io ci vado da anni! Davvero? Oh, è bellissimo! Ah, che pace! Si sta benissimo, tranquilli! E ora partimo o no? Buon lunedì, tra poco sei già martedì! Un attimo, si stava chiacchierando amabilmente! Scusa, Cocco, non va a Dolo questo, vero? No, signora, mi dispiace, questo autobus va a Scorzè! Lei dove deve andare? A Scorzè! Benissimo, allora questo è proprio il suo autobus, si accomodi! Maria, che gentil! Non che posso credere! Bisogna che gioca subito all'otto, 72, meraviglia! Altro che il molton dell'autista di prima, oh! Signora, mi scusi, il passeggino è per un suo nipotino? Questo? Ah, no!
no, questo si per me, perché quando che sono stanca mi sento. Allora devo chiederle cortesemente di posizionarlo nell'apposito spazio a metà autobus, se è libero. Altrimenti, ai 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 ai, sarà necessario chiuderlo. Sì, serallo, non sono mica buona, sa, e mi dà una mano io. Guardi, io non posso abbandonare il posto di guida, ma di sicuro troveremo qualcuno che risolverà la situazione. Per cortesia, c'è qualcuno che può aiutare questa signora con il suo passeggino? L'aiuto io, l'aiuto io. Grazie, grazie, giovane. Perfetto, grazie mille. E ora partiamo, femonote. Un attimo, adesso partiamo. Anche perché non sarà mica una situazione credibile sta qua, no? E buon lunedì, e il passeggino, grazie, prego, si accomodi. Oh, mi fa un film di fantascienza, amico. Tranquilli, adesso partiamo. 1, 2, 3. Azzurro, la città mia, la divisa, azzurro per te. Certo, questa situazione è un po' estrema, ma davvero, se dai un po' di gentilezza, ti verrà sempre restituita. Quasi sempre. Capitano azienda, un passeggero infavorito vuole fare il furbo! Arrivo subito! Buongiorno, tessere e abbonamenti, per cortesia, il controllo? Arrivo un altro controllo. Oh, non ti vedrà come che mi sono acquisto. Signore, posso vedere il suo biglietto, per cortesia? Ja, ja, ja. Ah, lei è tedesco? Ja, hol. Also, sind Sie ohne Fahrkarte? Sind Sie Deutsch? Arre, vengo, sal tedesco davvero sto qua. No, no Deutsch, English. Ah, English. Yes. So, may I see your ticket, please? Ascolta, francese, come ti sei messo? Va bien, monsieur, est-ce que je peux voir votre billet, s'il vous plaît? Ma non me vai ancora a fregare. Avanti, su, forza, nome e cognome? Calogero Finti Birilli. Mi dicono che non esiste nessun Calogero Finti Birilli. Ginevrino Rambozzoni. Mi dicono che non esiste nemmeno nessun Ginevrino Rambozzoni. Mi dicono, ma chi è sto qua che ti dicono? Il numero verde aziendale con il quale controllo le sue generalità. Avanti, su, nome e cognome. Va bene, dai, Sergio Baldano. Mi dicono che non esiste nemmeno nessun Sergio Baldano. E per forza, lo voglio anche mai pagare il tasse. Sergio Baldano, residente a? Ah, Venezia. Oh, sai che è la prima volta che incontro uno che sa davvero le lingue? Certamente, e grazie a un po' di inglese sono riuscito ad avere addirittura un appuntamento per questa sera con due turiste. Ah, smorgen. Allora una c'è anche per me. Mi dicono che lei è già sposato. Ma mi hanno messo tutto sti qua? Eh sì, certo, tenga, questa è la sua multa da 54,50 euro. Eh sì. Che fortuna! E grazie a un po' di inglese si possono risolvere anche altre situazioni un po' più difficili. Forza signori, per cortesia, accomodiamoci, scendiamo in cabina. Basta, parti, non ti vedi che siamo pieni, dove ti vuoi che andiamo? Ti going in the airport? No sir, to the airport you have to take the Ali Laguna over there. Thank you. You're welcome. Grazie, che da far montare sto qua, questo popò di zaino. Ma cosa sta dicendo signora? Questo era lo sketch di prima, come vede il signore se n'è andato perché gli ho appena dato un'informazione. Sì, e mica chi me agna, ciò che bisogna, che me agna. Fari vengo a CTV, faccio quello che volessi, caigo non andessi, acqua alta non andessi, ogni due giorni faccio sciopero, il display degli orari c'è sempre di stuai, e i palmari, che non so neanche cosa che sia, non funziona mai, ciappa, e ago dica, Benissimo signora, ha finito? Sì, avevo qua, va bene, sei contento? Intanto lei qui non potrebbe sostare, tantomeno con una bombola del gas dentro il suo carrello. Come ti fa a saperlo? Ti dai superpotere? No signora, ho semplicemente visto lo sketch di prima. E comunque se vuole saperlo, ho anche la vista a raggi X. E quindi adesso ti me vedi nulla? Purtroppo sì. Come purtroppo? Ciao villano! Villano, guarda che te ne davo tante, sai? E se ti trovi in difficoltà e non sai decidere? Oh, monto! Col trasloco come andiamo? Che trasloco? No, dico ieri la credenza, poi l'armadio. Siamo a posto? Sì, mi manca solo che lavatrice, ma dopo ho finito, eh. Oh, con chiunque posto un trasloco. Dai, forza! Grazie, grazie! Se il mezzo non è affollato, chiudiamo un occhio sugli oggetti voluminosi, così evitiamo qualche possibile lite. Mi fumo quanto che voglio, ti aggattio, so all'aperto. Ma guarda se non ti altro a far che rompermi il scatto e a me, dai.
Cerchiamo di evitare ogni possibile rissa. Pomino posso fumare, no, ma ti andai in giro vestito come un pagliaccio, sì, ma chi ti te credi da essere? Io sono capitano azienda. Sì, oh, e mi sono l'incredibile Hulk, corri, vai in letto, che carnevale è finito. Adesso mi chiedavo fuoco a tutto, qua bruso il batteo, dicevo, in situazioni del genere, chiama la centrale operativa e chiedi aiuto a loro. Scampi e zucchine, va bene, guarda, io porto il vino, arriverò per le 8, dai. Aspetta un attimo. Procedura RZ, oh, Agati. Oh, scusa, parla di piano. Dobbiamo chiarire ancora qualcosa con la direzione. Forza, linea 41, prego, accomodiamoci a bordo. Forza signori, accomodiamoci in cabina, facciamo attenzione al passo. Mi scusi, io ho 85 anni e ho un reddito basso. Ci sono delle agevolazioni tariffarie per noi? Immagino che qualche nostro collega le abbia detto che non è un ufficio informazioni. Eh sì. E invece io le dico di rivolgersi agli sportelli di Hello Venezia. Per fare cosa? Per avere queste informazioni. Che informazioni? Io le ho chiesto delle informazioni. Ecco, cerchiamo di avere un po' di pazienza con i nostri clienti. Ma ascolta, ma questo fermare anche... E basta però adesso, Aspetta! Aspetta! Aspetta che arrivo! Oh, aspetta! Capitano, teniamo un altro secondo per cortesia. Aspetta! Grazie, eh. Perché sennò mi toccava aspettare un'ora. Ma si figuri. Attendere qualche secondo oltre l'orario fissato, se siamo per esempio in fascia notturna, è un esempio di disponibilità e di buonsenso. A che ora arriviamo a destinazione? Guardi, saremo per 1:15 esatte a Punta Sabbioni. Oh, come Punta Sabbioni? Guarda il pezzo di Roma. Ma fa lo stesso. Come fa lo stesso? Ma sì, vedrà che passerà una bella serata in nostra compagnia anche a Punta Sabbioni. Coeo. Ma presto lui, capitano d'azienda, a risolvere i problemi. Mi pare che la faccia troppo semplice lui. Perché lui non è tutti i giorni in prima linea come noi. Voglio proprio vederlo dopo sul campo, il supereroe. Infatti ragazzi, i supereroi non esistono. Ah ecco. I veri supereroi siete voi. Lui? Ma chi c'è che parla? Io, capitano d'azienda. Ciccio, guarda qua che cosa. Ho visto, capitano! Voi che siete in prima linea ogni giorno siete i veri supereroi. E grazie alla vostra professionalità e sensibilità, ragazzi, ragazzi, dai! Grazie alla vostra professionalità e disponibilità, certo, si sa che non si possono risolvere tutti i problemi, però di sicuro molte cose si possono migliorare. Ecco, scusa, capitano azienda, con rispetto parlando, ma quanto va avanti questo discorsetto? No, perché saremo a fine corsa noi, Infatti, forza, fine corsa, game over, fine corsa! Guarda, questi, nozzo! Ciccio, muovetevi, mummie! Siamo usciti già sui sedili! Oh, vuoi darmi una svegliata? Dai, forza, ma non va bene a casa, ciò! E meno male che abbiamo appena parlato di sensibilità. Beh, che cosa dovevamo dire? Per esempio potreste dire, per cortesia signori, fine corsa. Oppure se ci sono dei turisti, ladies and gentlemen, end of journey. End of journey andiamo a farli smontare. Ma no, end of journey, fine del giorno. Ah, e poi ragazzi, mica siamo dei dipendenti qualunque noi, siamo dipendenti a CTV. Siamo una squadra! Una squadra, sì! Allora potremmo giocare col 4-4-2, con rombo a centrocampo! Il rombo lo porto io, lo facciamo con le patate! Siamo una squadra che rende un servizio ad una città unica nel mondo. Cerchiamo di essere orgogliosi di far parte di questa squadra, dove in fondo basta che ognuno di noi dia solo un poco di più. In questa azienda, a CTV, talvolta pensi perché sei qui. Ci sono mille difficoltà a lavorare in questa città.
cosa ti manca? Cosa non hai? Che ai veneziani non vai bene mai. E poi i turisti che vengono qui a fine turno hai due palle così. Ma se accetti l'idea che l'azienda è un po' tua e la tieni con te, o ne segui la scia, con altri occhi vedrai gli utenti agiti tu, e per loro tu puoi fare di più. In questa barca persa nel blu, non siamo solo dei marinai, ma anche autisti e ispettori, e ne vediamo di tutti i colori. Le guerre a bordo e in biglietteria sono quotidiane in ACTV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Ti può dare di più, perché dentro di noi si può dare di più, senza essere noi. Come fare non so, non lo sai. Perché il tempo va sulle nostre vite, rubando i minuti di un'eternità. E se parlo con te e ti chiedo di più, è perché te sono io, ACTV. Si può dare di più, perché dentro di noi si può dare di più, senza essere noi. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può dare di più. Quando vuoi. Cari dipendenti! Indipendenti! Colleghi! Amici! Amici! Che dire, alla fine di questo piccolo viaggio un saluto da parte di Carlo e Giorgio in persona. Sì, ma proprio in carne viva! Era doveroso! Che dire, ACTV ha avuto una pazza idea di affidare questo progetto formativo a due testimonial d'eccezione come noi. Avrà fatto bene? Ma! Di sicuro però va premiata la loro intenzione. E cioè che affrontare la vita, e soprattutto la vita lavorativa, con un sorriso... No, che risolva tutto, Però serve molto più spesso di quanto si creda. Andiamo di qua. Se non altro è a pressione o te parte a 180. Non te viene a gastrite. E se proprio uno ha da morire? No. Ma fa l'esempio. Ma sarà meglio morire da ridere piuttosto che fare un infarto perché una signora non sera al passeggino. No, che adesso che avete a ridere tutto il giorno, scusi, passa Marco, ti chiedi che... Oh, dammi scusa. Oh, e ora?
Però avere la capacità di ridere di se stessi è importante. Sì, perché come diceva un grande saggio... Che saggio? Ma che un saggio, è sempre meglio essere noi i primi a ridere di noi stessi piuttosto che siano gli altri a farlo. Tipo i clienti. Che tra l'altro avete visto, non abbiamo risparmiato nemmeno loro, Altro che, dovrebbero guardarlo anche loro questo film, altro che... Non mi dilungherei ulteriormente, poi ribadendo concetti come flessibilità... Disponibilità... Professionalità... No, tutela, sì. Affidarsi alle strutture... No, sì, perché sì. Li ha già spiegati e chiariti a sufficienza Capitan Azienda. E poi risulteremo noiosi, no, ripetitivi. No, 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 non vale la pena. Basta. Perché... Signore, il vostro gin. Che è? Il ragazzo del bar? Sì, ho chiesto io da bere. Lei è da, nuovo? Dammi qualcosa. Quasi. Dammi venga qualcosa. Pure. Grazie, può andare. Grazie. Vari, non se li spenda subito. Sì, ma può andare. Sì, vada. Posso? Può andare. Sì, vai, è meglio, anzi, se se ne va è meglio. A questo punto noi ci salutiamo, ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo bel progetto. Lavorare con voi e per voi è stato un piacere. Che speriamo sia ricambiato. Lo speriamo. A CTV siete mitici! Ma sei acqua? Oh, sei acqua sta qua! Ma oh, sei che ha sprecato! No, però meglio l'acqua questo. No. Fate, a voi. 14, 1, prima. Altro che cagata. Ah, non ne posso credere, Carlo. Un attimo, signori, adesso apriamo. Azione. Invece io le dico di rivolgersi agli sportelli di Hello Venezia. Per fare cosa? E io invece le dico di rivolgersi agli sportelli e Hello Venezia. Per fare cosa? Solo che ora mi arrivo di qua, cioè di l'ultimo. Gli altri siete di pronti per partire. Vabbè. Vabbè. Pronti per l'ultimo? Sì, sì, molto per l'ultimo. To go in the airport. Cosa? Cosa ho detto? Airport! Ah, yes, yes. Ma ora sei ripartito. Fa montare aperto qua dopo un po' di zaino. Signore non è montato, la la la. Ah! Oh? Non saranno ospitati. Ciao, sono Capitan Azienda. Vai da no. Ti bevi di nuovo? Se no, accumuliamo riamo, non ha detto sorella. Accumuliamo ritardo! Ma chi hanno fatto a Giusotto? Piero Fontana, ma vai in letto! Oh, due terza! Volta anche la nostra clientela è davvero. Vuole spostarsi, via. Stop!